Si chiamava Natasha Simpson, era di Real. Ci troviamo in Galles, Regno Unito, e purtroppo si è spenta dopo essere miseramente caduta dal suo letto. Avrebbe subito infatti un tipo di attacco di tipo epilettico, la caduta dal letto, infatti le ha provocato tutto questo. Stava dormendo, è scivolata dal letto e si è sentita male, accusa di un malore. La donna non ce l'ha fatta, aveva 25 anni di età, portata in ospedale, i medici hanno trovato un aneurisma che si è rotto. È stata portata in un altro ospedale, ma c'è stata un'emorragia devastante. La donna poi purtroppo dopo 2 giorni di agonia è, diciamo così, arrivata davanti all'Altissimo, quindi proprio per colpa delle lesioni cerebrali che purtroppo ha ottenuto, o meglio, ha ricevuto. L'idonazione degli organi si è avuta da parte della donna in questione, salvando ovviamente le parti più buone che la donna e il suo corpo avevano. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina con la Natasha Simpson. Che tu possa riposare in pace, amen.